Buongiorno. Nel video di oggi ti voglio parlare di una cosa molto importante. Ho fatto caso che all'anno ricevo circa dai 15 ai 20.000 messaggi di persone che non conosco e di persone che mi parlano fondamentalmente l'80%, anche di più, dei loro problemi. La mia assistente controlla tutto. E io quando guardo questi messaggi il più delle volte mi tocco le palle. Questo è un video che ti farà riflettere. Allora, se tu ami la mia conoscenza e se tu sei veramente consapevole di tutti i risultati che io sto avendo, ascolta questo video. E se sei un medico, fantastico, mettilo in pratica con un tuo paziente. Se tu hai un problema che mi ascolti, di qualsiasi natura possa essere, mi auguro che sia magari piccolo. Regola numero uno. Non parlare a nessuno del tuo problema, a nessuno. Non parlare alla tua donna, non parlare al tuo cane, non parlare alla tua famiglia, non parlarne a nessuno. Più parli del tuo problema e più lo rinforzi. Più parli del tuo problema e più a livello emozionale tu entri nel problema. A livello di velocità emozionale ti crei un programma e il programma è quel problema. Quel problema, se è tanto così, col passare del tempo diventerà tanto così, tanto così, tanto così, tanto così, diventa grandissimo. E diventa molto grande per un motivo semplice, perché tu gli hai dato potere, perché il tuo dialogo interno gli ha dato forza. Allora questo meraviglioso video, che ti consiglio di condividere se secondo te può far bene a qualcuno, ha un semplice obiettivo. Se hai un problema nella vita, qualsiasi cosa, tu stai bene, tu sei felice. Tu sei forte, tu sei la luce, tu sei causa. Trovati una persona, uno solo, quel medico, quella persona che tu ritieni giusto parlarne, affrontarne e magari insieme andare in risoluzione, insieme combatterlo. A quel punto io ti posso dire una cosa: sei tu e il problema che è più forte, che ha gli occhi della tigre, vince. Perché hai un alleato che tu hai scelto. È il tuo alleato, è il guerriero che è al tuo fianco. Quel guerriero è un medico, fantastico. Quel guerriero è qualcun altro, fantastico. La tua anima sa, la tua anima ha scelto questo. E questo va bene. Questo ti darà potere, questo ti darà credito. Così vincerai quel problema. Così quel problema, clic, scomparirà. È chiaro? Mi sono rotto le palle di vedere persone che ogni giorno parlano di problemi. Basta! Parlate delle cose positive che avete nella vostra vita. Hai un emorroide? Bene. Stai zitto, mangia meglio, fai qualsiasi cosa, troviti quello specialista che tu ritieni giusto, che ti aiuti a risolvere quel tipo di situazione e problematica. È chiaro? Perché se tu gli vai dietro, quegli emorroidi diventeranno due, poi tre, poi ci sarà un altro problema che si associerà a quel problema. Ok? È chiaro? Svegliati. Il mio non è un consiglio, il mio è un obbligo. Se tu sei qui a guardare il mio video, lo devi fare. Se no, esci dai miei social, esci dal mio Telegram. E come disse Claudio Baglioni, incominciate a parlare di cose positive, incominciate a parlare del sole che portate nel vostro cuore. Fate splendere quello, dategli forza a quello. Basta piangervi addosso. Avete rotto i coglioni. Ci sono delle persone che a forza di piangersi addosso lo fanno perché ovviamente così è l'attenzione, poverino. Però poi ti penti. Siamo in un momento di cambiamento, fuori le palle per tutti, compreso anche per me stesso. Trovati una persona, trovati un alleato, trovati un guerriero e insieme combatti. Zero alibi. È chiaro? Zero alibi.